Vi ricordate dell'altra opera d'arte esposta a fianco alla ruota di bicicletta di Duchamp al MoMA di New York? Bene, oggi parleremo di Why Not Sneeze e delle analisi che sono state fatte dopo il suo precoce degrado. Why Not Sneeze è un'opera ready-made abbastanza singolare, come tutte le opere di Duchamp, formata da una gabbia per uccelli con all'interno 152 cubetti di marmo a rappresentare dei cubetti di zucchero, un osso di seppia, un termometro e la gabbia è dipinta di bianco. Sul fondo della gabbia vi è una scritta con la firma dell'artista che è ben visibile su uno specchio posto al di sotto dell'opera. Quest'opera arriva al MoMA di New York nel 1964 e già all'epoca cominciava a dare qualche segno di deterioramento. Nel 2002 il MoMA di New York ha cominciato a trasferire nel loro magazzino delle opere che avevano bisogno di essere risanate, tra queste c'era anche Why Not Sneeze di Duchamp. Essendo un'opera così particolare, la documentazione esistente era abbastanza scarsa. Le registrazioni indicavano che già nel 1965, quindi un anno dopo che l'opera arrivò al MoMA di New York, cominciavano ad esserci dei distaccamenti di pittura e la perdita di 3 cubetti di marmo nel 1973. Come pezzo di ready-made, Why Not Sneeze segue una filosofia particolare voluta da Duchamp, quella di mettere lo spettatore protagonista dell'opera. L'opera in sé, quindi, vive esperienze fisiche e gli anni che passano in un proprio modo. Di conseguenza, i problemi conservativi dell'opera vanno un po' incontro al volere dell'artista, che voleva rendere noto il cambiamento delle proprie opere. Ogni volta i conservatori si trovano davanti a questo dilemma: se restaurare l'opera e darle l'iniziale apparenza più fedele possibile, oppure quella di far emergere l'esperienza che l'opera ha vissuto. In questo caso, per esempio, per i pezzi mancanti dei cubetti di marmo sono stati aggiunti dei cubetti nuovi che però sono stati segnati come aggiunti. Quindi l'apparenza estetica si è avvicinata a quella originale, però non è andata ad intaccare irreversibilmente quella che era la volontà dell'artista. Altra storia invece riguarda il termometro, che purtroppo, essendosi rotto, è stato poi sostituito da una riproduzione fedele del termometro originario di quell'epoca, e non da un termometro nuovo. Il problema ha riguardato prevalentemente la firma, perché sbiadendosi impedisce la lettura del significato che voleva portare Duchamp con la sua opera. Anche qui il restauro della firma ha sollevato parecchie preoccupazioni, perché da una parte restaurando l'iscrizione, anche rispettando i canoni etici, facendo un restauro totalmente reversibile, si rischiava di andare comunque contro a problemi etici di conservazione, perché non avrebbe rispettato la filosofia e la poetica dell'artista. In più, senza registrazioni e senza documentazioni effettive di come potesse essere realmente questa iscrizione, e la sua apparenza nel 1964 non è stata abbastanza per ricrearla accuratamente. L'opzione è stata quella di pensare a una forma educativa per lo spettatore, per il pubblico, riguardante il perché questa iscrizione non fosse stata restaurata. Seguendo tra l'altro il filo conduttore della poetica di Duchamp, coinvolgere il pubblico nella comprensione di questo dilemma. La storia che si è andata a creare dietro Why Not Sneeze e le difficoltà intercorse negli anni e soprattutto nel momento conservativo hanno fatto emergere la rilevanza di effettuare una continua documentazione all'interno dei musei e registri, fotografie, quindi documentare sempre lo stato dell'opera. Ma
col trattamento educativo che ha messo in piedi il MoMA, questa nuova documentazione che è attualmente disponibile ad ogni spettatore e dà modo anche di coinvolgerlo nella valutazione propria del lavoro. L'iscrizione è stata comunque analizzata per capire il tipo di medium usato da Duchamp e sono state effettuate delle indagini diagnostiche caratterizzate dall'uso della spettroscopia a trasformata di Fourier a raggi infrarossi, effettuata con l'assistenza del Conservation Scientist del MoMA di New York. Poi sono state effettuate delle analisi con microprelievi da tre campioni provenienti da diverse aree dell'iscrizione. Non è stata risolutiva l'analisi sui microprelievi, anche se è stato rilevato un picco caratteristico relativo al blu di Prussia. Ma le ipotesi possono essere tante, quindi purtroppo in questo caso l'AFTIR non ha rivelato altri componenti che possano garantire la composizione effettiva dell'inchiostro e il tipo di inchiostro, forse perché appunto i campioni erano troppo piccoli. Comunque, sono previste ulteriori analisi e usando altre metodologie quali l'AFTIR in riflessione attenuata totale e la spettroscopia Raman che possono aiutare ad identificare gli altri componenti utili a capire la composizione dell'inchiostro. Why Not Sneeze è comunque attualmente accanto alla ruota di bicicletta e continua a coinvolgere lo spettatore come Duchamp voleva. Il MoMA di New York ha trovato una soluzione ottimale per non intaccare le volontà dell'artista e documentare le attuali condizioni di conservazione dell'opera. Ci auguriamo che le analisi possano continuare, che vengano fuori altri risultati per capire la composizione dell'iscrizione e dell'inchiostro in maniera tale da capire come prevenire l'ulteriore sbiadimento di quest'ultima.